Radio Roma speciale. Siamo a Palazzo Valentini per la conferenza stampa di Motori Capitale, un evento che si terrà a Fiera di Roma dal 21 al 22 settembre. La prima edizione di Motori Capitale è il momento in cui la storia dell'automobile prende vita. È l'Expo dei veicoli d'epoca a due e a quattro ruote, organizzato da Fiera Roma e Fille Eventi, che riporta a Roma il motorismo storico. Motori Capitale è una manifestazione che si propone di riportare il motorismo storico a Roma. Il motorismo storico a Roma manca da una decina d'anni quasi, ed è una cosa abbastanza importante riportarlo in un momento storico in cui invece sta andando molto bene e molto forte, nel senso che c'è molto movimento sia di mercato che tra i collezionisti. Quello che noi abbiamo voluto fare quando abbiamo approcciato un anno e mezzo fa più o meno il progetto con Fiera di Roma è quello di fare una fiera che non fosse statica, quindi con una sola esposizione di automobili, di moto, di pezzi pregiati, ma che fosse anche molto dinamica, quindi avremo molte attività all'esterno rivolte sia a categorie anche svantaggiate, sia al pubblico, sia a curiosi, sia a persone che magari vengono semplicemente a capire, cercare di capire che cosa vuol dire il motorismo storico. La manifestazione ha lo scopo di rilanciare e valorizzare il motorismo storico romano e l'idea nasce proprio da una passione che ad oggi rischia di svanire. Che emozione prova quando vede un'auto d'epoca? Guardi, allora, è una bella domanda, è molto particolare. Vede, io sono nato nel 56, all'epoca le macchine erano tutte diverse, una dall'altra. C'erano delle macchine bellissime, c'era la macchina da corsa, il coupé, lo spider, c'era di tutto. Adesso vedendo l'omologazione, no? Sono tutte uguali, adesso tutti vogliono il SUV comodo di un certo tipo, certe macchine che erano piccole sono diventate enormi, insomma, però lo stile è quello lì. Quindi quando vedo una macchina di quell'epoca chiaramente penso, primo, che erano le macchine che usava mio padre, che ha comprato mio padre con tanti sacrifici, con le rate come si faceva una volta, le cambiali, anzi una volta c'erano le cambiali, e quindi vedere quella macchina che gira, no? Mi dà questo ricordo di quando io stavo dentro questa macchina, andavamo in vacanza o fuori, quindi questa già è la prima emozione. Secondo, perché vedo il design, no? A me piace tanto. Cioè veramente vai a vedere anche il piccolo particolare, tanti accorgimenti che adesso purtroppo, non lo so, purtroppo magari per qualcuno meno male, non so, ognuno poi ha il suo pensiero, no? Perché adesso hanno tanti sistemi di sicurezza, tante belle cose, sicuramente sono delle macchine più sicure, su questo non c'è dubbio, però l'emozione di stare dentro una di quelle macchine, beh, è unica. Abbiamo ritenuto importante organizzare questo evento sia per quello che andiamo a rappresentare, le automobili d'epoca, perché sono quell'oggetto che non tramonta mai, quella bellezza particolare che ci tramandiamo da anni e poi tra l'altro noi italiani siamo maestri in questo, sia perché come fiera intendiamo ampliare il nostro portafoglio di eventi, un nuovo settore per rilanciare fiera e offrire sempre di più, cercare sempre di più di colpire gli interessi dei nostri visitatori, con la speranza che questo evento susciti l'attenzione che merita. Questo evento rientra nella cornice della Settimana Motoristica Romana, un'occasione per Roma, per gli appassionati e per i curiosi, di dar valore attraverso vari appuntamenti ad un settore che vede nel nostro paese, l'Italia, una delle principali protagoniste mondiali nel campo del design delle auto. Ferrari vinse il suo primo Gran Premio proprio qui, a Roma, a Caracalla, e quindi abbiamo voluto fortemente questa due giorni che segnerà la presenza di operatori da tutta Italia e da molte parti di Europa, insieme ad ASI, ACI. Gli organizzatori hanno fatto un lavoro straordinario, il comune, la città metropolitana sono vicini a questo importante settore e continuiamo a lavorare per il rilancio all'interno della nostra città. Da appassionata di motori, perché è importante questa manifestazione?
Ma è importantissima intanto perché ritorna diciamo un ragionamento di Expo e in maniera abbastanza strutturata. Ci sono i club romani che hanno aderito alla Due Giorni, ma c'è appunto un investimento anche di Roma Capitale con la Fiera di Roma e con tutto un settore che si mobilita per fare in modo che quella che noi abbiamo voluto fortemente già negli anni passati, la settimana del motorismo storico romano, ritorni appunto in modo strutturato con ACI, con ASI, con i club, la FMI delle moto d'epoca, eccetera. È un momento molto importante perché racchiuderà la passione di tanti avventori, ma sicuramente anche chi vorrà avere modo di far vedere la propria macchina, di venderla, di fare in modo di appunto mettere in rete un circuito. E siamo contenti perché Roma Capitale raccoglie la sfida di quanti stanno tentando di organizzare nella nostra città appuntamenti di questo tipo, e questo sarà il primo di una grandissima serie. Roma è stata negli anni il fulcro del motorismo storico romano perché, oltre ad essere la culla della storia, lo è stata anche di piloti d'eccellenza, di bellezza, di cultura, di storia e di passioni. Roma Caput Mundi è un senso estremamente, dà un senso estremamente importante di quello che è il Made in Italy, un simbolo assoluto, tant'è vero che abbiamo in corso presso la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy una mostra che vuole proprio raccontare la storia delle capacità italiane, in questo caso di battilastra. Perché Città dei Motori patrocina questo evento? Perché Motori Capitale con la sua organizzazione va esattamente nel senso dei nostri obiettivi: promuovere il territorio, i comuni, in questo caso il Comune di Roma e appunto il territorio, attraverso la tipicità motoristica. Si parla molto di Made in Italy, benissimo, i motori sono uno degli elementi del Made in Italy più conosciuti nel mondo e sono in grado di muovere anche la filiera dell'enogastronomia, quella del turismo, quella dell'ospitalità. Quindi noi abbiamo visto, noi come Città dei Motori abbiamo visto, vediamo questo obiettivo in Motori Capitale e l'appoggiamo pienamente. Peraltro, fatemi dire, Roma ha una grande tradizione motoristica. Penso ai primi club nati in questa città agli inizi degli anni 50, ma poi anche la Mille Miglia, il Museo della Motorizzazione Militare. Insomma, Roma potrebbe aspirare meravigliosamente a far parte del circuito ANCI delle Città dei Motori e speriamo che ci entri. La Due Giorni di Motori, Storia e Bellezza sarà dinamica, coinvolgente e interessante da raccontare, ancor più da vivere. Con Motori Capitale è un'occasione per riportare a Roma il motorismo storico. Sicuramente dal punto di vista dell'Unione Italiana Giornalisti dell'Automotive è un'occasione molto importante per radunare tanti colleghi appassionati della materia, quindi tanti competenti di automobili sia storiche che moderne, ma in questo caso sicuramente il focus è proprio sulla storia dell'automobile, che proprio qui a Roma trova in qualche modo il terreno ideale per svilupparsi. Sono tante le manifestazioni che si prevede possono esserci durante questa Due Giorni capitolina. Ci saranno 50 anni della Golf, ma ci sono modelli della Fondazione Bulgari, ci sarà addirittura un motoscafo particolarissimo della Porsche. Radio Roma speciale.